Inizia a delinearsi la nuova forma del corpo della crisalide, conato di spiegamento di ali non ancora completamente composte, nuovi aneliti alla luce e alla libertà, espressi da un pathos claustrofobico, esplodono in fragori irreali, esaltati da schiaffi violenti di luce. Attonita e affascinata, la crisalide diventa farfalla. Ammira stupita il mondo che la circonda, diverso nel suo aspetto del momento in cui si era rinchiusa nel bozzolo. Tremule margheritine al sospiro di Eolo la salutano, invitandola a posarsi su di esse.